Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Lo so, è da tanto che non mi faccio vedere, che non mi mostro, mi dovete perdonare. Purtroppo le situazioni a volte veramente sono così complicate. Avrete visto anche che in questo periodo non ho fatto tutorial in cui mostro le mani, insomma, passo a passo, ma anche l'ultimo tutorial, Last Star, fatto 3-4 giorni fa, sono riuscito a pubblicarlo alla fine solo ieri, perché il tempo veramente in questo periodo è pari a zero, però fa nulla, condivido quel che posso e so che tante di voi, insomma, mi seguono e mi dimostrate sempre il vostro affetto. Mi mostro giusto un paio di minuti perché voglio augurarvi buone feste, augurarvi buon Natale. Come vedete, il mio alberello a muro perché la mia casa è piccina, quindi abbiamo studiato questo alberello, studiato su Pinterest ce ne sono 10.000, però questo è il mio personalissimo fatto con i rami della mia campagna e quindi addobbato molto veramente velocemente perché quest'anno il tempo è poco poco poco. Niente, perché ci vediamo? Lo so che probabilmente non tutte siete cristiane, siete della mia religione, però per me nei prossimi giorni ci sarà un avvenimento importante e per quelle che sono del mio credo si festeggia ovviamente la Natività, no? Ricorre la nascita di Gesù. E questo giorno è molto importante perché comunque dovrebbe essere il segno di una rinascita per tutti. Quindi io veramente auguro a tutte quante voi di rinascere in questo giorno, di riflettere sulle cose buone, si fa un po' il resoconto, no? Sul bello e sul brutto che c'è stato e il segnale che io voglio dare è veramente di gettarsi dietro tutte le cattiverie, le brutture, le cose negative, il super lavoro, perché comunque alla fine bisogna rinascere e rinascere sempre, resistere e predicare sempre il bene, perché il bene, le luci, a Natale mettiamo tutte queste luci, perché? Perché simboleggiano come le candele, no? La pace, la rinascita, la luce che deve vincere sul buio e sulle tenebre. Quindi scusate, io intanto mi emoziono perché per me è un momento particolare. Niente, vi auguro veramente di cuore, di vivere sempre nella luce. Se state attraversando un momento difficile, di superarlo e di alzarvi a testa alta, su, con la gioia nel cuore, perché se si predica amore, l'amore ritorna. Ragazze, ragazzi, tutti vogliatevi bene. Buon Natale e buone feste. Vi abbraccio tutte. Ciao, ci rivediamo.